Ciao, ben ritrovati a tutti per un'altra sessione di pratica bioenergetica. Su cosa lavoreremo oggi? Forse l'avete capito dal titolo. Lavoreremo sugli occhi. Il perché, beh, in questo momento quanto stiamo utilizzando la vista, che è un senso che già è iperutilizzato nella nostra vita quotidiana. In questo momento poi passiamo molto più tempo a casa davanti ai monitor, davanti al cellulare, davanti alla televisione e la vista si stanca. A volte ce ne accorgiamo e a volte no. E il risultato è che c'è un calo della vista. E dal punto di vista bioenergetico, gli occhi sono molto molto importanti. Un po' perché tutte le nevrosi si portano dietro dei blocchi e delle contratture al tratto oculare. Quindi il lavoro che andremo a fare oggi è un lavoro molto delicato, che può dare accesso a parti nostre molto profonde. Per questo, la sessione di oggi non è particolarmente indicata a chi non ha mai provato la bioenergetica. Certo, può farla lo stesso, con l'avvertenza che faccio a tutti, nel momento in cui emergesse agitazione e il lavoro diventasse troppo forte, lo interrompete, fate contatto agli occhi, fate palming, mettete le mani a coppa, respirate e vedrete che tutto rientrerà. Dagli occhi esce tantissima energia. Gli occhi sono un organo di contatto. Con gli occhi possiamo passare una quantità di informazione incredibile. Possiamo fulminare con uno sguardo, possiamo trasmettere amore con uno sguardo, possiamo umiliare una persona con lo sguardo. È chiaro che per noi adulti è un pochino più difficile, noi siamo armati, siamo difesi, ma da bambini che sguardi abbiamo dovuto reggere e sopportare? Abbiamo dovuto a nostra volta indurire il nostro sguardo. E indurire, contrarre, bloccare lo sguardo vuol dire influenzare la visione che abbiamo del mondo. E cosa può portare il lavoro di oggi? Cosa può portare la bioenergetica insieme a metodi che sono la ginnastica oculare o il metodo Bates? Beh, può portare tantissimo, può portare l'attenzione al respiro, può portare il grounding, può portare l'ascolto del corpo, quello che succede nel corpo e nel respiro quando noi lavoriamo attivamente con gli occhi e proviamo a muoverli in maniera differente da come li muoviamo di solito. Dovete sapere che la maggior parte dei difetti alla vista, possiamo dire anche un 99%, sono dovuti a contratture di questi tre muscoli che regolano lo sguardo. E inoltre lo sguardo dipende da altri muscoli che sono più in basso, sono i muscoli cervicali, i trapezi. Quindi in qualche modo per sciogliere la vista, per migliorare la vista, serve occuparci non solo degli occhi, ma di tutto quello che sta alla base. Ecco, quindi non è ginnastica, la bioenergetica è ancora di più oggi. E noi porteremo respiro, porteremo grounding. Come ho detto poco fa, autoregolazione oggi più che mai, quindi cerchiamo di non forzare. Come al solito io praticherò con voi, quindi la mia conduzione sarà emotiva, le mie espirazioni sonore, un po' perché non voglio darvi l'esempio di compressione, un po' perché spero di poter facilitare un'uscita del suono anche nelle vostre espirazioni. Se non viene il suono, però non crucciatevi e non forzatelo, arriverà. L'importante è che i suoni che ci escano siano congruenti e corrispondenti con quello che stiamo sentendo e provando, se no sarà un'ennesima forzatura. Cosa ci serve oggi? Come al solito ci servono 90 minuti liberi in un luogo sicuro dove nessuno ci possa disturbare. Quindi se non siamo soli a casa, avvertiamo che potremo fare qualche rumore.
ci servirà un materassino per lavorare a terra nella fase finale o un telo, anche due, in modo che da poter essere comodi a terra, un paio di cuscini o anche tre, e quest'oggi ci serve un bastone, più o meno come questo. Se non avete un bastone di legno, potete usare una scopa e svitare il bastone della scopa, va benissimo lo stesso. E un'altra cosa vi chiedo prima di iniziare è di prendere uno specchio o prendere lo smartphone e guardarvi nello specchio, guardarvi nello smartphone, dedicare qualche istante. Farvi una foto in modo da poter fissare un punto di partenza. Se avete uno specchio, non volete prendere lo smartphone in mano, che ovviamente consiglio di silenziare o spegnere per tutta la durata della sessione, prendete uno specchio e osservatevi, osservate nei minimi particolari il vostro viso, il vostro sguardo. Tutta quella zona intorno agli occhi. O mentre lo fate respirate, perché non è mai facile incontrarsi nello specchio. E proviamo a capire qual è la qualità del nostro sguardo adesso. Come stiamo vedendo? Mettendo a fuoco anche dei particolari che abbiamo intorno. Quindi facciamo da dove partiamo, com'è la nostra vista adesso e come ci vediamo in questo momento, in questo inizio. Quando finirà questo periodo e ci si potrà ritrovare in gruppo, farò una sessione a tema sugli occhi dal titolo 12 decimi. Vedere meglio con la bioenergetica e il metodo Bates. Quindi rimanete aggiornati. Se non siete già iscritti al canale, fatelo e magari attivate le notifiche con la campanellina. Bene, direi che una volta che ci siamo confrontati con lo specchio, ci siamo fatti una foto se volete con lo smartphone, possiamo iniziare. E quindi alziamoci in piedi. Ci ritroviamo nella posizione di base. Sono più o meno paralleli. Più vicini del bacino e non più distanti delle spalle. Cominciamo a lasciare andare verso il basso il nostro peso, flettendo le ginocchia e andando a sperimentare i diversi punti d'appoggio del piede, spostandoci ora di lato, ora verso il tallone, l'altro lato, più peso sulla punta, spostiamo il baricentro. Tempo, respiriamo liberamente come facciamo quasi sempre all'interno della pratica bioenergetica, quindi a gola aperta e bocca aperta. Ci accomodiamo poi col peso più sull'avampiede, mantenendo sempre tutta la pianta a contatto con il suolo. Continuiamo a tenere le ginocchia rilassate.
rilassate. Facciamo piccoli movimenti col bacino per trovare la nostra posizione mediana, né troppo avanti né troppo indietro. E rilassiamo la zona del perineo. Respiriamo dal basso all'alto, sentendo che le pelvi si espandono, si espande l'addome, l'ombelico viene spinto in fuori dall'aria e l'onda del respiro sale attraverso il diaframma, riempiendoci il petto, permettendo alle braccia di rilassarsi e lasciarsi andare un po' di più verso il basso. Troviamo quella posizione in cui la testa la sentiamo più leggera sulle spalle. Possiamo chiudere gli occhi in tutta questa prima fase. E cominciare a seguire il movimento del respiro. Durante l'inspirazione scendiamo di pochi centimetri verso il basso e durante l'espirazione spingiamo con l'avampiede e lentamente risaliamo un po', senza raddrizzare del tutto le gambe. Fase di carica, di auto-osservazione. Cerchiamo di non lasciare spazio ai pensieri, ma di concentrarci solo sul mollare verso il basso, il lasciare andare il peso durante l'inspirazione e spingere con l'avampiede durante l'espirazione per tirarci un po' su. Cerchiamo di non impegnare la spina dorsale in tensioni inutili, deleghiamo tutto il peso alle gambe, con particolare affidamento all'avampiede. Possiamo respirare anche dal naso, ma lo facciamo sempre a bocca e gola aperta. Un'espirazione sonora la facciamo uscire. Respiro dopo respiro, ci permettiamo di scendere di più. Nelle mani, nelle braccia, nella testa.
Tutto il nostro corpo è impegnato a lasciarsi andare alla forza di gravità durante l'inspirazione e durante l'espirazione spingiamo con l'avampiede, risaliamo e ci sbuttiamo. E le nostre braccia si muovono sempre di più allargandosi, aprendosi e richiudendosi. Spostiamo anche il peso da un lato all'altro, sempre molto lentamente, come fossimo immersi in un liquido denso che ci sostiene. E da questo movimento cominciamo ad attivare i polsi che ruotano uno in un senso e l'altro nell'altro. Anche se portano dietro anche le rotazioni dei gomiti e delle spalle, mascella sempre aperta. Aggiungiamo delle rotazioni del bacino e ci lasciamo andare senza controllare il movimento, in una stiracchiata profonda, intensa, dove ogni ispirazione è l'occasione per allungarci, per protenderci, per far scaturire uno sbadiglio. Continuiamo. Questo movimento lento, questa stiracchiata sentita, dove cerchiamo di sentire un po' di più le parti che si allungano, quelle che si accorciano. Fino ad andare con le braccia sopra la testa. Spostando il peso da un piede all'altro e quando siamo su un lato, sulla sinistra per esempio, flettiamo il ginocchio sinistro, spingiamo con la gamba sinistra nel suolo e ci protendiamo col braccio sinistro verso il soffitto. Ispirando cambiamo lato e anche qua cediamo verso la gamba destra. E ci protendiamo col braccio destro verso il soffitto. E ancora cambiamo lato. Molliamo. Ci protendiamo. Cambiamo lato. Fino a mettere le mani, le dita intrecciate sopra la nuca, ritroviamo la nostra stabilità sui piedi, equalizzando il peso tra i due piedi, impegnando sempre un po' di più l'avampiede, sempre ginocchia crollate. Cercando di far salire le vibrazioni se le sentiamo. E lasciamo andare il braccio lungo i fianchi. Lasciamo andare la testa in avanti. Portiamo il peso ancora un po'.
ancora di più sull'avampiede senza staccare il tallone. E vertebra dopo vertebra, respiro dopo respiro, ci lasciamo andare in piegamenti in avanti. Oh, fin dove arriviamo con le mani senza superare con le unghie il suolo, ovvero arrivando a sfiorare con le unghie il suolo al massimo, senza bloccare le gambe, sempre promuovendo il respiro libero dalla bocca. Oh. Oh. Possiamo continuare ad andare giù con le ginocchia, inspirando e spingere con l'avampiede, espirando. Ruotando il bacino verso l'alto. Idealmente le punte delle mani rimangono sempre alla stessa altezza dal suolo, sfiorandolo con le unghie. Oh, lasciamo andare la testa, oh, la mascella. Flettiamo le ginocchia, espiriamo, spingiamo con l'avampiede, ruotiamo il bacino verso l'alto, svuotandoci d'aria completamente. Prima di risalire facciamo qualche rotazione con la testa. La facciamo dondolare. Oh. Oh. La lanciamo. E mentre facciamo questo, ci diamo un po' di contatto alla parte posteriore delle gambe, con l'energia e la qualità che sentiamo giusta per noi. Continuando a espirare con suono, le nostre sensazioni e quello che stiamo provando nelle gambe e in tutto il corpo. Torniamo con le braccia penzoloni per rialzarci, flettiamo molto le ginocchia, ruotiamo il bacino in asse con i piedi e spingendo con i piedi ci rialziamo ad occhi aperti, facendo in modo che l'ultima a rialzarsi sia la testa. Ci ascoltiamo per qualche istante e mentre lo facciamo ci lasciamo andare a due passi nello spazio che abbiamo a disposizione. Una camminata lenta in cui ci ascoltiamo con attenzione. Dove continuiamo a respirare liberamente senza condizionare l'entrata o l'uscita d'aria, aprendo lo sguardo a 180 gradi lungo tutta la linea dell'orizzonte.
Ritorniamo poi in posizione di base. E con le mani ci lasciamo andare a un massaggio alla calotta cranica. Con i polpastrelli ci massaggiamo la testa. Qua più di prima possono emergere sbadigli, quindi mascella cadente. Io per essere più energico uso le nocche, quindi sto sfregando e sto ruotando la testa per cambiare la zona che tratto. Facciamo tutto questo a bocca aperta. Scendiamo fin dove riusciamo con le nocche, con le dita, in modo da coinvolgere anche il collo. La scaldiamo quasi fino a bruciare un calore, cerchiamo di generare un forte calore in questa zona. Se ci stanchiamo con le nocche, cambiamo presa. E poi incrociamo le dita e appoggiamo la testa a questo nostro auto appoggio testa. Mettiamo un po' di più le ginocchia. Continuiamo ad andare un po' in giù quando inspiriamo e a spingere con l'avampiede quando espiriamo. Entriamo morbidamente in un arco, ma è un arco morbido, quindi cerchiamo di allungare tutta la parte frontale del nostro corpo, ruotando il bacino poi avanti e spingendo con la testa contro le mani. Sentiamo il caldo che abbiamo generato dietro la nuca. E poi andiamo sulla sinistra col busto, non tanto, cerchiamo di non cadere davanti ma di rimanere sull'allungamento del fianco destro. Lasciamo cadere la guancia sinistra al suolo. Continuiamo ad avere il nostro grounding, quindi il nostro peso è delegato alle gambe. E col respiro gonfiamo il costato destro. E poi lentamente torniamo al centro, scendiamo a sinistra. Scendiamo sulla destra, esponendo il fianco sinistro. Ok, torniamo al centro.
Lasciamo andare le braccia lungo i fianchi, chiudiamo gli occhi, ci ascoltiamo per qualche istante. Come sempre, senza bloccare le ginocchia. Nel caso in cui le sensazioni delle gambe si facessero troppo pesanti, troppo forti, cerchiamo di non raddrizzare le ginocchia, ma di lasciarci andare da destra a sinistra. Di ondeggiare a destra a sinistra col bacino libero di ruotare. Poi riprendiamo queste nostre mani e ci mobilizziamo, attiviamo il nostro viso. Ci interessa, dopo aver scaldato quello che è uno dei centri di comando dei nostri occhi, che è l'occipite, ora ci interessa sciogliere una zona che è più vicina agli occhi. Ci occupiamo delle tempie. Poi prendiamo i pollici, possiamo appoggiare i gomiti al petto, alla pancia, e sui pollici appoggiamo le arcate sopraccigliari. Diamo peso, cioè lasciamo andare il peso della testa ai pollici, in modo che da non forzare con il collo. Continuiamo a respirare, sentendo le sensazioni di questa parte che è molto collegata con l'utilizzo degli occhi. Possiamo continuare ad andare su e giù con le gambe o ondeggiare da destra a sinistra. E molto, molto lentamente lasciamo scivolare i pollici verso l'esterno. Ci fermeremo per qualche istante al centro dell'arcata sopraccigliare. Dove sentiamo una fessurina. Proseguiamo verso l'esterno. Oh, 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 oh. Oh.
fermiamo sull'estremo della parte di osso che contiene i nostri occhi. Superiore incontra quello inferiore, continuiamo a respirare senza condizionare l'entrata e l'uscita dell'aria, sempre mollando il peso della testa ai pollici e poi cambiamo dito, prendiamo gli indici. Facciamo delle piccole pressioni sull'arcata inferiore, muovendoci lentamente verso il centro. Ora facciamo un po' di blinking. Apriamo e chiudiamo velocemente gli occhi. Mentre lo facciamo, teniamo la mascella libera, aperta, rilassata e stiamo attenti a respirare. Il blinking è sbattere velocemente, quindi cominciamo a sbattere velocemente gli occhi, aprirli e chiuderli molto velocemente. Presenti al respiro, presenti al grounding. Andiamo su, apriamo, chiudiamo velocemente. Potrebbe essere che brucino tra un po' e trasformiamo questa sensazione come al solito in suono. Apriamo, chiudiamo velocemente gli occhi. Anche se non ci sembra di controllare più i movimenti. E poi durante un'ispirazione spalanchiamo gli occhi il più possibile. Ed espirando li rilassiamo senza chiuderli.
Facciamo qualche volta questo esercizio. Insieme agli occhi attiviamo tutto il viso. Che si apre come un enorme stupore e si rilassa durante l'espirazione. Ultima volta. Espirando, rilassiamo e lasciamo chiudere gli occhi. Questi momenti di pausa, ascoltiamo sempre quello che succede, ovviamente prima di tutto all'occhio, ma insieme in tutto il corpo. Cerchiamo di rimanere sempre in grounding, di non bloccare le ginocchia e di dare massima attenzione al respiro. Come ho detto prima, andare a lavorare profondamente sul tratto oculare e sulla vista ci porta a bloccare il respiro. Probabilmente più che in ogni altro lavoro nel corpo. Ora facciamo una cosa, facciamo il contrario. Durante l'inspirazione strizziamo più possibile gli occhi, come volessimo spremere un limone, che in questo caso è il bulbo oculare. Quindi inspiriamo e strizziamo il più possibile, andiamo via, strizziamo gli occhi, li strizziamo, inspirando ed espirando rilassiamo senza aprirli. Come prima, durante l'inspirazione coinvolgiamo tutti i muscoli del viso che si strizzano, si accorciano, si spremono, i denti si... possiamo anche stringere i denti.
Rilassiamo espirando. Strizziamo espirando gli occhi, i denti, strizziamo tutto. Tutto, 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 tutto. Alziamo anche un po' le spalle, avviciniamo le spalle alle orecchie. Molliamo espirando. Ancora qualche volta. Inspiriamo, strizziamo occhi. Ci concentriamo tutti. Espirando molliamo. Facciamo un'ultima volta. Strizziamo tutto, tutto, tutto e teniamo ispirando. Teniamo e strizziamo tutto, anche i pugni delle mani. Strapezzi tutto, tutto. E espiriamo, molliamo. Ora per riposare l'occhio che già adesso ha lavorato non poco, facciamo un po' di palming, quindi mettiamo le mani a coppa sopra gli occhi senza far contatto con gli occhi, mantenendo ovviamente le vie respiratorie libere, cercando di fare più buio possibile negli occhi. Io mi appoggio sempre coi gomiti al petto, alla pancia, anche non c'è problema se ci pieghiamo un po' in avanti. Respiriamo e lasciamo riposare l'occhio per qualche istante. Lo riposiamo e lo nutriamo con l'energia delle nostre mani. Per chi è in piedi, continuiamo a rimanere radicati, il che vuol dire a non bloccare le ginocchia. Ancora qualche istante di riposo prima di passare al prossimo esercizio per gli occhi. Cominciamo a far passare dell'aria dalle dita, dell'aria, della luce, scusate, insieme all'aria. E poi prendiamo i due indici, li poggiamo molto delicatamente sopra i bulbi oculari, a occhi chiusi ovviamente, e facciamo dei movimenti laterali, disegniamo delle linee orizzontali. È un movimento molto delicato, non deve far male, ma deve sensibilizzarci. Ci sono sensazioni fortissime, è un punto molto sensibile, questo, quindi sentiamo che cosa sentiamo. E per sentire di più, come al solito, non dimentichiamoci di respirare attivamente. Deve
destra e sinistra con i nostri indici. Questo movimento con gli indici si trasforma in cerchi, facciamo dei cerchi di diversa ampiezza, possiamo disegnare delle spirali in un senso e nell'altro. Ancora qualche spirale. Ok, arriviamo a uno stop. Togliamo il contatto e, seguendo i nostri tempi, senza forzare, lasciamo che gli occhi si riaprano da soli. Probabilmente la luce sarà molto più forte adesso. Ok, lavoriamo sulla messa a fuoco adesso, quindi alziamo un braccio, alziamo il pollice, prendiamo un punto sullo sfondo, lontano qualche metro, mettiamo a fuoco il punto sullo sfondo e mettiamo a fuoco il dito. E alterniamo questo focus un po' di volte. Cambiamo ancora e proviamo a lavorare con quei muscoli che incrociano gli occhi. Alziamo sempre un braccio, un pollice e proviamo a incrociare gli occhi guardando il pollice. Fino a vedere due pollici. Incrociamo, ritorniamo con lo sguardo normale, incrociamo. Più incrociamo, più i due pollici si distanzieranno. Vedete come vado a tempo di respiro, come cerco di far corrispondere un
un'azione a una fase, l'inspirazione è un'altra all'espirazione, in questo modo il respiro potrà avere meno possibilità di bloccarsi, di fermarsi, di limitarsi. Continuiamo con due pollici, quindi osservando i due pollici, incrociamo lo sguardo, fino a vederne un terzo al centro o quattro pollici, alterniamo anche qua, incrociamo e lasciamo. Se le braccia si stancano, lasciamo andare un attimo le braccia, le scuotiamo come tutto il corpo. Ogni qualvolta sentiamo pesantezza arrivare dalle gambe, lo scuotimento ci fa molto molto bene. Ritorniamo a incrociare un po', con due pollici incrociamo, sguardiamo. Balling, mani a coppa senza toccare gli occhi, cerchiamo di rilassare la testa. Torniamo con pollice sinistro, braccio sinistro. Ora, cercando di tenere la testa ferma, più ferma possibile, fissiamo, mettiamo a fuoco il pollice davanti a noi e lentamente apriamo il braccio sinistro e seguiamo il pollice con lo sguardo, cercando di non ruotare la testa. Non ruotiamo la testa, cerchiamo di tenerla fissa, non è facile, ma per me non è per niente facile. Respiro, a un certo punto lo potremo vedere solo con un occhio, non cerchiamo di andare con la pupilla, con le pupille verso sinistra, rilassiamo le spalle. Scomparirà dal campo visivo, ma stiamo sempre con le pupille a ricercare il pollice. E poi lentamente torniamo con il braccio disteso davanti a noi, il pollice riappare nel nostro campo visivo. Poi agganciamo con gli occhi. E lo avviciniamo alla punta del naso, continuando a osservarlo. E lo allontaniamo, facciamo così un paio di volte.
ci prepariamo a lavorare duro. Alto braccio, solleviamo, mettiamo a fuoco il nostro pollice destro, ci radichiamo, alleniamo la spina dorsale, la testa e cominciamo il nostro viaggio col braccio destro. Ci lasciamo andare in un piegamento in avanti, stiamo sugli avampiedi, rilassiamo tutta la schiena. Chiusi.
chiudiamo gli occhi, rilassiamo la nostra maschera, lisciamo quindi la pelle del viso, ci mettiamo in grounding, stabili sulle nostre basi, sulle nostre gambe, e cominciamo a fare dei cerchi con le pupille. Partiamo dall'estrema destra e saliamo lentamente, lentamente verso l'alto. Ora ho le pupille ruotate completamente in alto e scendo sulla sinistra, portandole all'estrema sinistra e poi giù in basso. E lentamente ritorno all'estrema destra. Proseguo con i miei tempi, con il mio ritmo, queste rotazioni. Stando attenti a respirare sempre liberamente e pienamente. Più riusciamo a rallentare questo movimento, più ci sarà possibile fluidificare i movimenti del tratto oculare. Quindi, come la bioenergetica non è ginnastica, anche questi esercizi sugli occhi non sono ginnastica. Noi ci muoviamo per rendere il nostro respiro e i nostri movimenti più fluidi, il che vuol dire aumentare il loro allungamento, aumentare il loro accorciamento, aumentare la percezione che abbiamo, non il controllo, aumentare il sentire. E continuiamo queste rotazioni con gli occhi. Cambiamo direzione, ruotiamo dall'altra parte, sempre molto lentamente. Potrete notare dei punti in cui ci sono come degli scatti, come se non riuscissimo ad essere lenti. Ecco, in quei momenti, in quei punti, vi consiglio di rallentare ulteriormente, magari tornando indietro di qualche millimetro e rifare quel tragitto. Quelle sono micro contratture dei nostri muscoli oculari, che sono tre fondamentalmente, che regolano la vista. Continuiamo a ruotare.
Facciamo un ultimo giro. Arriviamo allo stop e ci diamo del palming. Facciamo lentamente, delicatamente riaprire gli occhi, diamogli tutto il tempo che gli serve, non forziamoli. E ora andiamo a terra, per chi non lo è già. Prepariamo a sdraiarci. Qui ci servirà quel bastone che vi ho chiesto di procurarvi all'inizio. Mettiamo due cuscini a lato della parte dove appoggeremo la testa. Cerchiamo un giusto spessore tra suolo e bastone, bastano pochi centimetri, 5-10, basta veramente poco. E sul bastone appoggiamo la base del nostro cranio, quella che abbiamo dato tanto caldo all'inizio. Cerchiamo il punto giusto. Spesso questa posizione intimorisce chi non l'ha mai provata, ma è incredibile. Il giovamento che può dare alla testa, alla cervicale e come conseguenza agli occhi. Lasciamo chiudere gli occhi, ci sdraiamo lasciando andare tutto. Respiriamo come ci viene. Thank you.
e a nostro modo riprendiamo contatto con lo spazio, con l'esterno. E con tutta calma ci rialziamo. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra sessione. È stata una sessione molto intensa. Come avevo anticipato, quando si lavora sugli occhi entriamo in contatto con parti nostre antiche, molto antiche e profonde. Ora vi lascio al vostro specchio, al vostro smartphone. Mettete un po' a confronto il viso e lo sguardo che avete adesso rispetto a quello che avevate all'inizio. Nella pratica bioenergetica, in queste sessioni, lavoriamo moltissimo sul cambiare il nostro stato d'animo, il nostro stato energetico, il nostro umore, il modo in questo caso, il modo in cui noi vediamo e guardiamo il mondo. Guardiamo gli altri. Quanto è importante il punto di vista che abbiamo e capire come vediamo le cose. O anche meglio, lavare via dai preconcetti per avere uno sguardo più puro. E come, che qualità adesso lo sguardo? Io vedo tutto più brillante. Ve lo giuro, tutto è più luminoso. Sbarruccica tutto. E questo sguardo mi fa sentire più, posso dire una parola che innocente, sicuramente non sono innocente, però mi fa sentire più innocente, spensierato. Guardate, come sapete, alcuni di voi sanno, io ho un bambino e mi fa capire un po' di più lo sguardo che vedo in lui, di purezza. Scevro da preconcetti. Come sempre, io ho il desiderio di sentirvi, di sapere cosa avete provato e come vi ha lasciato questa sessione. Siamo tutti diversi e quindi io mi arricchisco a sapere gli esiti e i risultati di queste sessioni su di voi. Quindi scrivetemi, i miei contatti li trovate un po' dappertutto, in sovraimpressione, nelle descrizioni del video. Il gruppo di Bioenergetica dal vivo del martedì sta crescendo sempre di più, e anche se i posti sono limitati, ogni settimana bene o male prendo le prenotazioni, quindi fatemi sapere se volete aggregarvi e unirvi. Due ultime cose per concludere. Questo lavoro sugli occhi è un lavoro che può essere espanso, approfondito e migliorato, e quando ci si potrà rincontrare in gruppo, io farò una sessione a tema sugli occhi. Il titolo è 12 decimi, Bioenergetica e metodo Bates. Sarà una sessione di una mezza giornata, quindi rimanete aggiornati e sicuramente vi arriverà la notizia della data di questa sessione. Questo lavoro online può proseguire anche grazie al vostro contributo, quindi vi ricordo che potete donare quanto sentite che queste sessioni vi hanno dato. In sovraimpressione trovate il link da cui potete dare il vostro contributo. Ci sono tre strumenti e noi ci rivediamo
o martedì oppure settimana prossima. Buon respiro a tutti. Ciao.